Non pensate male, già vi vedo che pensate male. Non pensate male, questo ragazzi, questa è una spugnetta per make up, che non è proprio una spugnetta, è tipo in silicone, però appunto è un applicatore per prodotti liquidi e in crema, quindi fondotinta, primer, creme, blush, terre, eccetera, eccetera, correttori, eccetera, eccetera. Ho fatto un video su TikTok con questo aggeggio e ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni, ragazzi. Sta a 900.000 visualizzazioni, sono impazziti tutti. Appunto, la forma potete vederla benissimo. Il materiale è un silicone molto molto morbido, che è quasi, anzi, è completamente squishy e quindi è anche ottimo come antistress e come squishy, diciamo, e arriva in questa scatolina di plastica dove appunto andiamo ad inserire, no, tipo per portarla in viaggio, la nostra spugnetta. Ho visto alcune creator americane che seguo utilizzare questa spugnetta, però in Italia sembra che sia ancora sconosciuta, quindi secondo me molto utile andare oggi a provarla assieme e farvi capire come si comporta, com'è l'applicazione, come funziona con le varie formulazioni di prodotto e soprattutto voglio anche testare la differenza tra questo lato, che come potete vedere è ruvido e poroso, e questo dovrebbe dare una coprenza più forte, quindi dovrebbe essere più coprente il fondotinta se lo applico da questa parte. L'altra parte della nostra spugnetta invece, come vedete, è completamente liscia e questa dovrebbe servire invece per avere un'applicazione più naturale, meno coprenza, mentre la parte inferiore della nostra spugnetta va utilizzata per il blush o per l'illuminante, perché la superficie, essendo più piccolina, va molto bene per gli zigomi. Vado ad utilizzare Le Blanc di Chanel come primer. Questo è un primer multiuso che va bene per tutte le tipologie di pelle ed ha un'azione illuminante. Andiamo ad applicarlo sulla mano e poi con la parte naturalmente liscia, perché appunto non ci serve quella più tutta zigrinata, insomma, che andremo ad utilizzare per il fondotinta, vado a picchiettare il mio prodotto in questo modo. E uno dei vantaggi delle spugnette in silicone, ragazzi, se utilizzate la Beauty Blender o spugnette simili, lo sapete, ve ne accorgete, perché con la Beauty Blender e con altre spugne che comunque possono assorbire il prodotto, purtroppo si va a sprecarne un bel po'. È una cosa che appunto, se utilizziamo un tipo di spugnetta assorbibile, non si può evitare, mentre con le spugnette in silicone, appunto, la figata è proprio quella che non vai a sprecare assolutamente zero prodotto. Devo dire che questa parte ha punta in alto, mi viene da ridere perché lo vedo nel monitor, vi dico solo questo. Però è molto utile la punta, devo dire, dell'applicatore, perché si riesce ad andare molto bene nelle varie pieghette, tipo qui all'interno dell'occhio oppure ai lati del naso, che va un po' ad emulare, diciamo, la Beauty Blender, che anch'essa, e ne ho una qui, anche lei è a forma appuntita, insomma. Quindi diciamo che fino a qua come forma sono molto simili per quanto riguarda la prima parte, poi no, decisamente diverse, però sì, il principio più o meno è lo stesso. Questa parte è ottima per le zone appunto concave, diciamo, ed è molto semplice andare ad applicare il prodotto all'interno, e con questa è la stessa cosa. Come applicazione primer, per adesso devo dirvi, sono molto soddisfatta, sono riuscita a stendere il prodotto in modo omogeneo su tutto il viso, si è steso molto bene in fretta e si è anche assorbito in fretta nella pelle, quindi per adesso mi sembra ottimo. Ma passiamo al fondotinta, che secondo me sarà la prova più difficile per questo applicatore, perché il fondotinta io poi specialmente adoro i fondotinta che sono sì coprenti, ma che hanno che sembrano completamente naturali, cioè non mi piace che si veda che ho il fondotinta addosso. Secondo me i fondotinta migliori sono quelli che appunto coprono, ma sono ad effetto naturale, cioè non si vedono neanche da vicino. Quindi è difficile soddisfarmi per quanto riguarda il fondotinta, l'applicazione del fondotinta anche, quindi andiamo a testarlo e vediamo. Lo applichiamo sul dorso della mano ed anche qui andiamo a prelevare
Con la nostra spugnetta vado questa volta a utilizzare la parte più ruvida, quindi per avere una coprenza maggiore. Iniziamo a picchiettare. Vedete come il prodotto rimane sulla superficie della pelle e non va appunto ad assorbirsi all'interno della spugnetta. Quindi si va ad utilizzare molto molto meno prodotto. Sicuramente uno dei vantaggi di questo applicatore. Effetto super naturale. Devo dire che con quello di Clinique non si è comportato così bene come con questo, ma con questo fondotinta, ragazzi. Wow. Vi giuro che qui ho utilizzato forse la metà della quantità di fondotinta che io utilizzerei di solito, forse anche meno della metà, ma diciamo la metà. Quindi questa cosa, devo dire, fa pensare molto, perché la Beauty Blender, se ci sei abituato, forse dopo un po' non ci fai più caso, ma effettivamente si spreca veramente tanto prodotto con quel tipo di spugnetta, purtroppo. Bisogna stare molto attenti a non applicarne troppo, perché altrimenti non va a sfumarsi bene nella pelle, e non potendo questa assorbire prodotto, si ha poi troppo prodotto sul viso ed è poi difficile risolvere la situazione. Quindi bisogna andare piano piano, prelevando poco prodotto ed andando ad aggiungere. Correttore, andiamo ad utilizzare questo di Too Faced, il Born This Way. La colorazione è vanilla, di solito è decisamente troppo scuro per me, ma adesso che sono abbronzata, forse potrebbe funzionare. Anche questo vado a stenderlo con la parte più coprente della mia spugnetta, specialmente per il correttore. Voglio utilizzare la parte più coprente. E andiamo a vedere come si comporta. Sì, decisamente è ancora un pochino troppo scuro, onestamente, per me. È molto molto giallo in questa colorazione. Adesso lo sfumiamo bene. Ma devo dire che l'applicazione non mi sembra affatto affatto male. Come densità è decisamente diverso il correttore rispetto al fondotinta. Il fondotinta era molto più denso, mentre questo correttore è molto più liquido, ma si comporta benissimo anche con questo. Andiamo a stenderlo bene. Ne ho messo decisamente troppo, ma ragazzi, cioè, se guardiamo la differenza, si vede, e come, e ci ho messo 3 secondi a sfumarlo, niente praticamente. E anche per il correttore, devo dire, stessa cosa, si va ad utilizzare molto meno prodotto perché non va sprecato. Sono abituata con la Beauty Blender e ne sto mettendo decisamente troppo sulla mano, sia con il fondotinta che con il correttore, perché alla fine non ne serve così tanto se utilizziamo questa spugnetta. Quindi questo è il risultato del nostro correttore. Appunto, non mi piace come tonalità perché è un pochino troppo giallo, ma lasciamo stare la colorazione del correttore. L'applicazione è fantastica. Nel frattempo mi sto un po' sciogliendo, ragazzi. Qui in Olanda nessuno ha l'aria condizionata. Ieri c'erano 38 gradi, ve lo giuro, 38 gradi. I miei amici mi mandavano le foto del meteo, cioè tipo in Italia ce n'erano 36 a Trieste, mentre qui 38. Io veramente, cioè, oggi siamo sui 30, che comunque fa caldissimo per essere in Olanda. Io infatti non sono abituata a queste temperature ed è, da una parte, bello perché mi ricorda casa, cioè l'estate a Trieste, tanto tanto calde. Dall'altra parte, sto veramente soffrendo mentre filmo, fa veramente tanto tanto caldo. Continuiamo a mettere alla prova la nostra spugnetta. Adesso andiamo ad applicare sia l'illuminante che il blush liquidi e vediamo come si comporta. Come illuminante andiamo ad utilizzare questo di Charlotte Tilbury, è il Beauty Light Wand. Ne ho preso decisamente, decisamente troppo, ragazzi, aiuto. Per applicare l'illuminante vado ad utilizzare la parte liscia della mia spugnetta, perché voglio un effetto naturale, non troppo acceso. Anche qui, appunto, di prodotto ne basta pochissimo, bisogna veramente farci la mano quando siamo abituati ad utilizzare altre tipologie di spugna. Andiamo a picchiettare bene. L'ho applicato un attimino troppo in alto perché, essendo così grande, bisogna stare un pochino più attenti quando si deve andare a coprire una zona più piccola per andare più precisi. Ma ragazzi, ok, non è fortissimo, devo dire, questo illuminante. Me l'aspettavo un pochino più illuminante.
Andiamo a stenderne ancora un po'. Mi sembra che leggermente mi abbia un po' spostato il fondotinta in questa zona, quindi bisogna stare attenti a non picchiettare troppo e a non andare troppo vigorosamente, però mi sembra ottimo anche per applicare l'illuminante, anche se questo illuminante mi ha un po', diciamo, delusa. Me l'aspettavo molto più luminoso. Adesso blush, naturalmente anche questo liquido, e andiamo ad utilizzare questo blush magico di Givenchy, che è di colore nero, ma una volta a contatto con la pelle cambia colore, si adatta alla vostra carnagione e diventa appunto di un bel rosato naturale. Ok, devo stare attenta a non stendere troppo prodotto, quindi cerco veramente di metterne poco. Ok, questo è il nostro blush, sì, è completamente nero. Ok, ne metto un po' di più per farvi vedere. È completamente nero, ma fidatevi che sulla pelle si trasforma. Vado a prelevare. Sì, fa un po' impressione effettivamente. E anche qui cerco di non prendere troppo prodotto. E piano piano... Non so però... Mi sembra che, ragazzi, questo blush stia facendo un po' il disastro, perché mi ha letteralmente spostato tutti i prodotti che avevo sotto. Andiamo da questa parte. Anche questo lo sto applicando con la parte liscia della spugnetta per avere un effetto più naturale, meno coprente. Il risultato, ragazzi, così così dopo aver applicato il blush. Perché il problema, secondo me, è quando vai ad applicare troppi prodotti in crema o liquidi, andando a picchiettare, si irrimediabilmente tendono a spostarsi un pochino. Quindi con il caldo, eccetera, questo è quello che... è successo, anche se tutto sommato la base è comunque perfetta, però un pochino appunto riesco a vedere che mi ha spostato i prodotti. Adesso per la terra, allora, a parte che ho trovato questo stick fondotinta, Mesauda mi ha mandato tutto il range di colorazioni del Cover Stick Foundation, e ragazzi, ho trovato questa colorazione che secondo me come terra è perfetta per la mia carnagione in questo momento, perché il sottotono è decisamente freddo, quindi per il contouring è ottima, perché le ombreggiature appunto, come vi dicevo, sono sempre fredde naturalmente, quindi se vogliamo un contouring molto naturale anche per il contouring, per il naso, eccetera, dobbiamo sempre utilizzare una terra neutra o almeno appunto neutra almeno, oppure ancora meglio tendente verso un sottotono freddo, quindi potrebbe essere ideale. Voglio tentare e voglio utilizzarla in una maniera diversa, cioè voglio andare prima ad applicarla sul viso e poi andare a sfumare con la nostra spugnetta. Ne metto poca perché, essendo un fondotinta, non so che cosa possa uscirne, quindi è meglio andare più leggeri. E anche qui vado ad utilizzare la parte liscia della nostra spugnetta, quella più naturale che sfuma di più. Ok. Male, direi. Ne aggiungo ancora un po', un pochino più in alto, e sfumiamo ancora. Ok, ragazzi, non mi dispiace affatto. Mi sembra un effetto molto naturale. Anche qui avete visto, sfumato pochissimo ed è perfetto. Di prodotto ne è bastato pochissimo. Sono soddisfatta. Vediamo dall'altra parte, andiamo a fare la stessa cosa. Ok, forse ne ho messo troppo. Aiuto. Sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Vedete, alla fine si sfuma molto facilmente. Mi sento coraggiosa oggi, quindi proviamo a fare il contouring anche sul naso e poi andiamo a sfumare. In realtà volevo andare ad applicare il blush con la parte inferiore della nostra spugnetta, che vi dicevo prima è più adatta a questo, ma mi sono completamente dimenticata. Quindi proviamo ad andare ad utilizzarla adesso per fare il contouring, per sfumare il contouring al naso. Ok, wow, ragazzi, cioè si sfuma super super rapidamente. Ci metto veramente niente.
Wow ragazzi, contouring al naso super approvato, ovvero ditemi voi, ma a me sembra veramente veramente top, ma non solo per il contouring al naso, mi sembra top per il fondotinta, appunto l'avevo utilizzato un paio di volte e non mi era sembrato male, ma adesso che l'ho usato con voi per tutti i prodotti per fare praticamente una full face, ragazzi, è pazzesco. Ok ragazzi, io ho completato il trucco nel frattempo, ho fatto le sopracciglia, ho messo solo il mascara e la matita labbra e questo è il risultato del nostro make up fatto con la spugnetta Leia. Sono curiosa di sapere se vi ispira, che cosa ne pensate dell'applicazione dei vari prodotti e soprattutto se la provereste anche voi e se la sostituireste alla Beauty Blender, quindi appunto fatemi sapere tutto nei commenti. Io sono molto soddisfatta di questo prodotto, l'unica cosa che ho notato, appunto, bisogna stare attenti a non andare a stratificare troppi prodotti, perché altrimenti inevitabilmente, come con tutti i prodotti in crema, se andiamo ad applicare troppo troppo e poi picchiettare, tendono lievemente, leggermente a spostarsi. Però appunto il fatto che io sia sudata sicuramente ha aiutato in questo, ma per il resto molto molto soddisfatta di questa spugnetta, che anche se ha una forma così strana e tutti mi hanno fatto gli stitch su TikTok, insomma appunto il video è andato virale, però è anche un ottimo prodotto beauty, quindi molto probabilmente quelli che l'hanno ideato, che tra l'altro il brand mi ha anche contattato dopo che ho fatto quel TikTok, mi hanno ringraziato un sacco, sicuramente avranno pensato che ideare una spugnetta con questa forma potesse aiutare a andare virale, a far andare virale questo prodotto e quindi a far sì che tutti ne parlino, e penso che ci stiano riuscendo, perché appunto il mio video è andato virale ed ho visto altri video di ragazze americane che quando lo utilizzavano appunto sono andate virali. Quindi chi lo sa se questa sarà la nuova Beauty Blender, se riuscirà a spopolare oppure no. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Mi raccomando, lasciatemi nei commenti le richieste per i prossimi video, perché adesso che ne sto facendo di più ho bisogno delle vostre richieste, anche se ho diverse idee in mente per i prossimi video. Però appunto fatemi sapere tutto qua sotto nel box di informazioni. Io, mia family, vi mando un bacio gigantesco. Siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può assolutamente mai mancare? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Io abbraccio proprio la videocamera quando vi devo abbracciare, cioè proprio me l'abbraccio come se stessi abbracciando voi. Quindi mio family, noi ci vediamo al prossimo video, bacio grande, ciao.